Ciao gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo fatto praticamente nulla. Abbiamo solo costruito un po' di edifici. Abbiamo pacificato un po' le zone, adesso ci amano un poco di più, anche se vedono sempre di malocchio la presenza romana, i romani, cioè la presenza ateniesi, i romani. E oltretutto abbiamo anche fatto ricerche tecnologiche. Adesso possiamo fare dei guerrieri con spada, finalmente, chiamati Thorax Swordsman, cioè spadaccini della Toragia, non so come chiamarli. E comunque è un gran bene, perché adesso, avendo spadaccini, possiamo affrontare, non dico proprio facilmente, le altre unità d'elite con spada, però comunque abbiamo una forza di fanteria con spada che è molto utile. Lo utilizzerò per accerchiare, lo utilizzerò per fare manovre rapide contro la fanteria. Dobbiamo attaccare l'Epcis, una roccaforte romana, che oltretutto si sta per ribellare. E manderò appunto l'eroe a fare sovversione militare. Adesso faccio raduni di schiavi al generale. Bene, e abbiamo aumentato l'insurrezione, possiamo dire. Ora ci stiamo spostando qui e tra poco farò un'altra battaglia navale con le teste dell'idra. Oltretutto stavo anche inseguendo qui un'altra flotta. Il mio altro esercito che avevo qui sta bene, la furia di Atena. Ok, direi che può, sta bene così. Ok, aumentiamo un attimo la grandezza degli insediamenti. Facciamo noi edifici un po' dappertutto dove possiamo. E ok, abbiamo speso tutti i nostri soldi, che non ho il momento. Bene. Roma rimasta in Africa, poverina. Tanto stanno facendo degli atti di sovversione contro il mio guerriero, contro il mio veterano alla fine. Sì, è un veterano, che oltretutto è passato dalla mia parte. Era un veterano romano che ho coercizzato ed è andato dalla mia parte. Tanto, i miei piani sono conquistare l'Epcis, poi dopo conquistare tutta la provincia africana. La provincia africana comprende la provincia a est di l'Epcis, un'altra a est di una ovest, e poi Cartagine. Cartagine è un grande problema, perché ci sono i siracusani. I siracusani hanno conquistato Cartagine, e a quanto pare i siracusani hanno quasi unità uguali alle nostre. Ho controllato con una mod di fazioni. Ok, hanno fatto un tentativo lì contro, di coercizione contro il mio eroe. Oltretutto sono sbarcati qui i romani. Possiamo sconfiggerli senza problemi. C'è ancora una missione. No, non possiamo spostarci a nessuna parte. La popolazione qua è un po' triste. Perché? Non lo so. Vabbè, in ogni caso, forse perché sono sbarcati. Perché sono... ah, sono un po' tristi. Per qualche ragione a me sconosciuta. Però in ogni caso ce la faremo, non è un grande problema. Adesso arriva la mia flotta. E adesso oltretutto anche la mia flotta di terra. Vediamo di passare per la nebbia. Per la nebbia di guerra. E ok, vediamo un po' qui che cosa abbiamo. Abbiamo una flotta, due flotte. Ce la posso fare? Ce la devo fare. Combattiamo. Ho paura. No, andiamo contro la flotta romana. Ci possono far male. Allora, però prima dovrei sbarcare comunque qui.
Qua c'è un punto in cui posso sbarcare. Qua dovrebbe essercene qualcuno anche. Sì, devo per forza passare di qui. Se no devo per forza andare contro la flotta romana. Quindi stiamo qui, non spostiamoci. E dovremo sbarcare prima o poi lì. Ok. Tanto qui stanno diventando greci. Molto bene. Sta diffondendo abbastanza bene la cultura. Ok, sono contento. Ora, facciamo noi edifici qui. Probabilmente. Ah, qua cosa posso fare? Posso fare un terreno consacrato. E direi di tenerci soldi poi dopo per altre costruzioni. Forse qui cosa dobbiamo fare a Pulpudeva? Facciamo un fabbro, un armaiolo. Non so come chiamarlo, armaiolo. E qui facciamo un porto navale. Un porto navale, banana, un porto militare. Un porto se non è navale è un po' un problema. Qui la flotta romana non so dove vuole andare. Vuole accerchiare. Cosa stanno facendo? Hanno lasciato praticamente sguarnito il mare. Va bene, io attacco. Non ci sono problemi. Ah, posso anche sbarcare di qui, non l'avevo visto. Dove c'è il mio eroe? Si può sbarcare da lì. Tanto ci sono i Seleucidi che si stanno spostando. Non so dove vogliono andare. Forse riesco. Ah, già che avevano dichiarato guerra a qualcuno. Tanto i Getuli cosa stanno facendo? Getuli mi pare che sono esiliati in Sardegna. Di solito i Gaetuli sono della zona marocchina, più o meno, dove c'è il Marocco, se non erro. Forse mi sbaglio, però. Devo vedere se Cagliari è la loro capitale, vuol dire che hanno solo quella. Se no hanno qualche provincia in Africa, di sicuro. Ma credo che abbiano qualche provincia in Africa. Tutto, speriamo che non si ribellino gli schiavi che potrebbero ribellarsi. No, non è quella la loro capitale. Qui c'è Siracusa. Che ci fa Siracusa qui? Ora, sbarchiamo. Ok. Io direi di combattere la battaglia sul campo. Sì. Sarà una battaglia molto difficile. Cioè, no, molto difficile. Sarà una battaglia difficilina, dai. Non molto molto, nemmeno troppo poco. Sarà una battaglia. Perché sarà forse la prima battaglia d'assedio che gioco contro i romani. Prima i romani non volevo attaccarli perché avevano sempre delle città fortificate. Questa qua è una città africana. Non dovrebbero esserci troppi problemi. Sono avvantaggiato per due motivi. Ho le baliste via terra e ho le catapulte via mare. Ciò vuol dire che posso bombardare quanto voglio. Infatti la mia tattica sarà probabilmente questa. Metterò in qualche parte la mappa, probabilmente su una collina. Qua vedo che c'è una collina qui. E bombarderò. Come se non ci fosse un domani. Oltretutto, vi dico solo, c'è un errore, attualmente. Il generale nemico romano avrà solo una unità per. Solo un uomo per unità. Perché? Perché io ho sputtanato il gioco perché volevo fare una mod che mi serviva. E praticamente mi sono dimenticato di toglierla. Tutto qui. Però devo toglierla. Non so bene come si toglie, però devo toglierla. Smandando troppo il gioco, infatti, io devo un po' fermarmi. Quindi la paura di Deimos. Le teste dell'Idra, seconda legione. Esercito di guarnigione. Settima flotta. E prima flotta di guarnigione. In tutto saranno 2000 uomini. Aspettiamo un po', direi. Ok, va bene. Ok, eccoci qui in Africa. Che sembra più che altro le coste dell'Illiria, della Croazia, però. Mi hanno mentito, qua non c'è nessuna collina. Vabbè, non importa. Piazziamo le nostre baliste. Un po' dove ci piace. Mi sa che dovrò piazzare le baliste qui davanti. Molto bene.
Ora, piazzerò. Già velottisti per tasti davanti. Seconda linea di arcieri. E poi infine gli opliti. E infine dietro il generale. Formazione di battaglia abbastanza semplice. Tanto qui arriva la mia flotta. Ricordo sempre che ho l'audio adesso in gioco in inglese, cioè l'audio di gioco in inglese, non... E quindi tutto qui, vediamo se riusciamo a far fuori la flotta romana. Speriamo che non si incastrino, come non detto, si sono incastrate. Di sicuro l'IA vorrà sbarcare, ma non glielo lascerò fare. Qua c'ha dei legionari e i legionari sono tosti, quindi lasciamoli stare. I legionari mi fanno paura. Mi avete detto che con INS si può entrare nel tiro libero. Che bello, facciamo un po' di tiro. Partiamo, partiamo. Mancato. Ok, ora direi però che dobbiamo comandare le nostre truppe. Merda. Merda. Ah no no no, mi stanno... Ok, qua ho fatto un paio di cappellate che non dovevo fare. Qua farò un po' di fuoco amico. Oh, mi hanno tirato giù una nave. Ok, il generale nemico è andato giù. Ok. Ora andiamo. Ah, qua si stanno spaventando gli uomini. Ok, io non sono mai stato un grande generale navale. Lo sapete pure voi. Lo sapete meglio di me. Quindi speriamo l'ultimo colpo. No, 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 no. No. No, 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 io mi devo ritirare. Mi devo ritirare da carriera navale. Devo... Devo smetterla. Non devo fare queste cazzate. No, 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 no. Basta battaglia navale. Ok, vediamo un po' qui che come sta andando. Qua hanno finito le munizioni. Avete fatto qualcosa? Hanno fatto nulla. Ma siete bravi. Ora avanziamo un po' con le nostre truppe. Così credo che possa bastare. No, 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 qui. Bravi, bravi, bravi. Ah, avete sparato sulle leve. Beh, non è giusto, non gli ho dato ordini. Qua riuscite a sparare invece, voi tizi. Ok, ora mi devo piazzare più o meno qui. Poi la flotta la lascio in mare. Non farò nient'altro. No, comunque basta battere navali io. A meno che quelle ovvie. Oi, il nemico fa la testuggine. Oh, non l'ho mai visto. Cioè, non l'ho mai vista fare dal nemico. Adesso la testuggine ha un senso, perché le truppe... Cioè, la testuggine non fa più... più difesa all'armatura, bensì, visto, fa rimbalzare i colpi. Ed è una cosa che non è tanto carina. Però comunque sparerò a quelli dietro. Guardate, non li faccio nulla. La testuggine è utilissima adesso su Rom 2. Prima era inutile, adesso è utilissima. Tipo, non rimane nessun colpo incastrato. Come non detto, qua ce ne sono un bel po'. Però rimbalzano adesso. Come è giusto che sia, in teoria la testuggine non doveva servire proprio questo.
Doveva solo servire a riparare gli uomini e far rimbalzare i colpi. E appunto per quello. Molto bene. Ok, avanziamo però anche con gli altri tizi che adesso mi stanno facendo una carica, come non detto. Riuscite a sparare sui cavalieri. Qua ci sono altri legionari che però non sono in testuggine, quindi sono un buon bersaglio. Però non riesco a fare nulla. Ok. Sparate fuoco, vai. Tutti sparate fuoco. Forse è meglio fuoco contro di loro. Qua direi di fare una bella caricozza. Però non ai miei uomini, magari. Non sparate ai miei piccoli ominini. Ok, via, 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 via. Via con tre legionari. Tutti quanti. Partiamo con tre legionari. Ok, i miei lancieri Peus adesso serviranno per fare una carica alle spalle. Ispiriamo le nostre truppe. Ora, partiamo. Facciamo una carica alle spalle. Facciamo anche l'abilità schiaccia, che serve principalmente per aumentare la carica. Ok, la carica sta andando bene. I nostri oppliti stanno vincendo il corpo a corpo contro i legionari. E ok, si stanno ritirando tutti quanti. È stata una carica perfetta. Il mio non mi è morto nemmeno un uomo nelle truppe del generale. Adesso mi è morto uno. Perfetto. E ora voi potete anche fermarvi un attimo. Ok, ora dobbiamo prendere la piazza. Non è un lavoro complicatissimo. Bisogna andare lì e distruggere tutto. Molto facile, a me piace distruggere tutto, mi piace. Ok, ora partiamo. Mettiamo gli arcieri davanti in questo caso. I peltasti li metterò sulla sinistra, cioè sulla destra, sinistra dal loro lato. Diciamo, utilizziamo coordinate. Il nord dov'è? Se mi dicessero dov'è il nord, molto probabilmente quello è il nord. Quindi metterò unità di peltasti a est, unità di arcieri a ovest. E metterò tre oppliti, tre unità di oppliti da un lato, invece due unità di oppliti dall'altro. Molto bene. Guardate che bel tiro a parombella che fanno. Questi rorari ovviamente non hanno speranze. Forse posso anche fare una carica molto stupida. Non ci sono troppi problemi. E il mio generale qui? Direi di metterlo verso il mare. Però intanto le mie navi stanno qui a far nulla. Piccole. Piccole navi. No, qua ci sono. C'è un po' di plebe. Sparate, sparate. Sparate, sparate. Dai. Muovetevi. Falange. Ok. Con questi qua fermiamo l'accerchiamento. E qua facciamo una carica stupida. Carica stupida, via, via, via. Ok, qua li abbiamo fermati. Possiamo anche togliere qualsiasi formazione. E possiamo andare in carica stupida. Via, 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 via. Tutti quanti fermate il fuoco. Stoppate, stoppate. Via, 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 via. Guardate la carica. Pam!
Che bello che è ROM 2. Quando ci sono queste cose qui è bello, però quando poi dopo ci sono i bug non tanto. Ok, ovviamente i romani non ce la possono più fare, siamo arrivati alla plebe. Siamo arrivati alla vittoria adesso. Vittoria! Con questa anche la sconfitta dei romani, per sempre. I romani sconfitti, sempre. Mai più. Mai più Roma. Bello. Col nostro generale Basileos, che oltretutto eravamo in inferiorità numerica. Ne abbiamo perso 191 tizi, 191 perdite e 1335 uccisioni. Nemico con generale Lucio Paolo. Paullo, forse. Lucio Paullo. Con 2205 schierati, 1448 caduti e 138 morti. Cioè 138 uccisioni. Ho fatto molto fuoco amico. Molto. Soprattutto con quel colpo di balista navale. Mio Dio, che brutto. Mai più. Mai più battaglie navali. Mai più. Devo imparare seriamente. Perché combattere via mare è totalmente differente. Lo trovo molto complicato. Già qui è un po' più semplice, che non ci sono, non c'è il vento, non ci sono le onde, non hanno tanta importanza. Mi ricordo in Empire o Napoleon, soprattutto in Napoleon, che lì le battaglie erano fatte un po' meglio, in cui praticamente andavo a caso, non capivo il vento. Cioè, sapevo che dove vai, se vai contro vento non vai avanti. L'unica cosa che sapevo. E poi il resto era sparare. Cioè, le navi per me erano tutte navi. L'unica cosa che ho notato di differenza, però, in cui mi sono trovato meglio, è Fall of the Samurai, quando ho scoperto i siluri. Lì i siluri sono bellissimi. Meglio lanciare siluri lì, vedere tutte le navi esplodere sotto i siluri. Queste sono le mura di Sparta. È una frase di, non mi ricordo. C'era scritto, però non l'ho letto. Chi ha fatto più uccisioni di tutti è stata la cavalleria Eppeus, con una carica che ha fatto fuori 160 truppe dell'avversario. E qui, via i romani. Direi di occupare, semplicemente. Molto bene. Qui direi che posso andare a uccidere l'ultimo dei romani. No, abbiamo fallito l'assassinio. E qui spariamo, uccidiamo, facciamo tutto alla testa dell'idra. E ovviamente sì, possiamo fare battaglia automatica, automatizzata. Non è un problema, ce la facciamo. Battaglia semplice. Molto semplice. Ora catturiamo i nemici. E ok. Qui sono ritornati via mare le truppe romane. Dovremmo farle fuori però. Via mare se possibile, perché le truppe di terra via mare fanno schifo. E ovviamente le truppe via mare non possono andare su terra. Quindi per completare la conquista dell'Africa devo conquistare Macomades, Tapsus e Cartagine. Direi di andare su Macomanades, che è della Cirenaica. La Cirenaica non sembra aver troppe province, quindi partirò, conquisterò tutto quanto. L'Africa invece, i Masieli sembrano abbastanza potenti, almeno in Africa, però non dovrebbe essere un grande problema. E i Siracusani sono un problema invece. Sono potenti, hanno una flotta potente, hanno le mie stesse unità. Quindi direi prima Macomades della Cirenaica, poi dopo andiamo a Tapsus dei Masaeli, Masasili, poi dopo contro Siracusa e prendiamo Cartagine. E anche ovviamente Lilibaeum. Dopodiché direi di partire per la Libia. Direi di partire per l'Egitto. E con l'Egitto anche dichiarare guerra ai Seleucidi. E conquistare tutta la Siria e Nabates. Direi che per questa puntata è tutto. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da Larus è tutto. Ciao!